Allora, questo mese per un lasciarvi senza monografia ho deciso di parlare esclusivamente di un regista che è una nuova promessa, ormai vecchia nel senso che il primo film ha 13 anni, però che è una promessa degli anni 2000. Voglio parlarvi più del regista che dei film, comunque parlando di uno pari dell'altro. Il regista è Neil Marshall, inglese, forte carpenteriano, un regista di quelli con i controcazzi che chiaramente quindi in 15 anni ha fatto 4 film, non come Michael Bay 40, questo è classico. Il suo primo film è del 2002 ed è Dog Soldiers, fatto con pochissimi soldi, la storia di questi soldati che si trovano all'interno di un bosco a dover lottare contro questi lupi mannari è veramente notevole. Sia perché Marshall subito fa capire che le scene d'azione, le scene di tensione le gira alla grande, subito perché fa capire che ha molte possibilità di espansione il suo modo di girare, il suo modo di fare. Si capisce che nel film, che è sempre un'opera prima e che quindi non è un film perfetto, ma è un film molto ben fatto su Lupi Mannari, poi se ne vede sempre meno, oltretutto c'è Lupi Mannari non al computer, è cosa molto bella. C'è un bel colpo di scena, gli attori sono molto bravi, sono attori inglesi che vediamo quasi sempre. Dog Soldier è un film che funziona proprio per la sua essere di serie B nell'animo. È un film carpenteriano con personaggi che passano da una parte all'altra e che fanno, come ho detto, intuire sia nella scrittura che nella messa in scena quanto il regista in realtà abbia possibilità di migliorarsi sempre più ampi. Quindi Dog Soldier è un film che vi consiglio, anche se è capace ve li ho consigliati tutti in altri video, ma tanto qui è per consigliare Neil Marshall più che altro. Quindi vi dico così velocemente i suoi film, se li avete visti bene, se non li avete visti ribeccate. Ah, è inutile, del 2005 è uscito probabilmente l'horror più bello degli anni 2000 insieme a pochi altri, che è The Descent. È la storia appunto di queste amiche che dopo un'amica ha subito la perdita del figlio, della figlia e del marito, un anno dopo le amiche la riportano a fare gli sport estremi che facevano insieme anche col marito e le portano in queste grotte. Si perdono in queste grotte inesplorate e oltre a perdersi nelle grotte inesplorate trovano una razza semi-umanoide che sta lì dai tempi dei tempi e che è cresciuta al buio e che quindi è un altro tipo di razza umana che si è adattata però al buio e all'umidità delle grotte nelle quali vivono. Il film è fantastico, è uno dei film più tesi, veloci, ritmati che siano mai visti, nonostante non ci sia una scena d'azione. È un film terrificante che parla dei rapporti umani e dei rapporti fra donne benissimo. Ormai Marshall qui, questo per me è un capolavoro, gira a livelli incredibili. Fotografia, montaggio, un finale da urlo, non quello per il mercato americano, ma quello per il nostro. Quindi The Descent è praticamente, e qui il negozio continua a funzionare tanto, quindi vuol dire che non ebbe nemmeno tanto successo. Quando io lo consiglio alla gente cos'è, quindi sono anche molto felice perché così ci continuo a guadagnare, perché è un film fantastico e praticamente uno su mille mi dice: boh, che schifo, il resto tutti che filmone mi hai dato. E di questo sono abbastanza contento, anche perché so a chi darlo, diciamo, il negozio. E comunque The Descent è veramente un film sui rapporti fra le donne, sui rapporti sulla gelosia, sull'invidia e soprattutto su come sopravvivere in una situazione veramente estrema come quella di essere rinchiusi nelle grotte insieme a dei mostri. E Marshall lo fa attraverso una regia che è fantastica, perché ripeto, tenere quel tipo di tensione, fotografia nel buio completo non è veramente da tutti. Ogni scena è al cardiopalma, un film esagerato. Quindi Marshall si conferma col secondo film ancora più bravo che nel primo, conferma il suo talento e ne amplia ancora di più lo spazio. Non a caso il film dopo, mi pare del 2008, è il Doomsday che consigliai a tempo fa quando uscì in un meglio o peggio, probabilmente il primo forse, o in un video di consigli, che era Doomsday, che è quel grandioso incrocio fra Excalibur 1997, i film di Romero, Mad Max. Tutto in un calderone incredibile, è la storia di questa epidemia che scoppia in Scozia, dove la gente diventa simili zombie ma più infetti. Quindi gli inglesi non sentono cazzo, costruiscono un muro, radano al suolo tutto e lasciano morire tutta di quelli di scozzesi. E ne scappa una ragazzina che perde un occhio e che diventa un agente governativa con l'occhio finto e tutto, e che viene rimandata in Scozia quando sembra che ci sia dei focolai di questa epidemia in Inghilterra, e quindi vogliono vedere se in Scozia, dove c'era uno scienziato che studiava la risoluzione al problema, la
sia finalmente arrivato al dunque e l'abbia trovata questa soluzione. Quindi il film si, diciamo, distribuisce in tre sezioni articolate. La prima, quella di loro militari che partono e vanno alla ricerca. La seconda, che vengono catturati e che si trovano in realtà in una condizione devastante in mezzo dei cannibali. E la terza e conclusiva, quella quasi fantasy, dove si trovano in un castello medievale a parlare con uno che vuole appunto tornare al feudo, perché la razza umana ha bisogno di questo. Ed è un film completamente sconnesso, un film completamente assurdo, carpenteriano proprio dentro, ed è, come era per The Descent, un punto di partenza enorme, perché nonostante probabilmente non abbiano avuto un gran successo, nonostante ci sia la grande Rhoda Mitra come protagonista che se lo lei vale la visione, nonostante ci sia Bo Hoskins che è un grande attore, il film non ha avuto molto successo perché è un film eccessivamente intelligente, come tutti i film troppo intelligenti e pieni di sottotesti politici, viene quasi sempre mal letto dalle persone che in realtà vogliono esclusivamente che i personaggi dicano battutine e cazzate quando stanno per essere uccisi. Invece in Doomsday tutto questo non accade, perché il personaggio principale non è altro che una Yara Prinskia femminile, e per questo dico che Marshall continua a essere da tenere d'occhio ancora di più dopo Descent e Doomsday. L'ultimo film che purtroppo ci risulta aver fatto è del 2009, tipo 2009, è Centurion. Altro film bellissimo, altro che 300 e Pathfinder e monnezza varia, dove c'è un grande Michael Fassbender come protagonista, ed è appunto la storia famosissima dell'aquila persa tra i Pitti ai tempi dei Romani, che non riuscirono a mandare, e lui è l'ultimo centurione rimasto della prima mandata, quella che viene mandata a morire in mezzo ai Pitti, e che viene a un certo punto catturato dai Pitti stessi. La trama è questa: i Pitti però se lo lasciano sfuggire, lui si riunisce insieme ad altri che aveva incontrato, gli altri 5-6 rimasti dei 1000-2000 che hanno mandato, e decidono di riuscire ad arrivare al confine e scappare per risalvarsi, arrivare al confine romano. Il film è tutta una rincorsa in questo senso. Ma cosa fa Marshall? Oltre al fatto che ha il senso dell'epico proprio nella mano, cioè non fa digrignare i denti, non fa urlare Roma, tipo Sparta, non c'è queste cose qui. Ha un aspetto visivo che sì, per un paio di cose può ricordare forse il Gladiatore, ma in realtà è compresso in una storia che mette i rapporti un'altra volta umani, specialmente quelli fra maschi, diciamo così, e il cameratismo, attraverso uno sguardo anche che cattivo, stronzo. Tutto questo cameratismo poi alla fine non si vede, perché in realtà chi non si infama sono un paio, cioè anche quello che doveva essere il grande camerato e chiacchieravano di là, che in realtà è una scena mentre ci sono questi cani che li stanno inseguendo dei Pitti, e c'è questo nero che corre velocemente perché era uno che faceva le maratone all'epoca, e quest'altro che faceva tanto l'amicone gli taglia il tendine della gamba per iniziare a scappare e lo lascia mangiare dai cani. Quindi un film anche cattivissimo, con un finale crudele, e che un'altra volta mostra il lato politico, diciamo così, di un Marshall che vorrebbe un mondo senza confini, senza riserve di razze né di religione o altro. Quindi vi ho parlato così molto velocemente di Marshall perché avevo proprio voglia di far scoprire a chi non lo conosce un regista inglese di grande talento, per vedere se dopo 5-6 annetti gli si fa fare qualche cazzo di film, visto che poi mi dicono abbia girato un paio di puntate, una puntata della spada di fuoco, del trono di Game of Thrones, e dice che siano, mi ha detto Izzo, che sono una puntata fantastica girata in una maniera incredibile, e ho visto che ha girato anche varie cose di Costa, insomma, questo grande regista è costretto a lavorare per la televisione senza potersi esprimere al massimo nella settima arte. Quindi sono qui davanti a chiedere a voi che mi ascoltate dall'Inghilterra, è impossibile, ma if you listen me from the no, perché lì se non dici the Great Britain, perché se dici Inghilterra si incazzano, no? Voi che siete lì dell'impero britannico, producete due filmetti a questo bravo uomo, perché Marshall è un regista bomba che merita di più di quello che ha avuto, perché 4 film in 15 anni non si possono vedere, cioè non si può far fare un film ogni 3 anni e mezzo a un regista con tanto e tale talento. Quindi Neil Marshall è il consiglio di oggi, non tanto i suoi film, ma Neil Marshall, perché ogni suo film ha nel suo complesso finalmente un regista del quale c'è riconoscibilità.
sia nella messa in scena che nei temi trattati. Quindi In Marshall è la mini monografia, qui si conclude, buon augurio un'altra volta, vi farò altri 2-3 video io del cazzo post-punk, dei film che vedrò al cinema, e se ce la faccio anche un video di consigli musicali, perché un po' me l'hanno chiesti, in effetti non l'ho più cagato, qualche cosa si vedrà di fare. In ogni caso, di nuovo un saluto ad Ale, al Braschi che è onnipresente, a mia moglie, a mia nipote Sara e agli altri miei nipoti, alle mie sorelle, saluto tutti, ringrazio la Cocco un'altra volta, ringrazio Mattia, Boban e gli altri bimbi che ci siamo incontrati, è stato un piacere non vedervi anche questo mese, è un piacere per voi, spero vedere me. Buon augurio. Ma dopo questa bella recensione di Federico su Neil Marshall, volevo fare una mia rivelazione sul cinema. Una volta, quando ero adolescente, mi fidanzai con una ragazza e la prima cosa che gli chiesi fu: vorrei tanto una storia che durasse come nei film. Lei mi lasciò dopo 102 minuti.